Quando si parla di Cina, spesso il discorso è inficiato dalla politica e dalla propaganda del partito. C'è qualcosa a cui resistere, e per me la vita vera non è quella quotidiana. Io ho un'altra vita, e penso sia quella la vita vera, e cioè i miei libri, i miei grandi autori. Conosco gli esseri umani, la vita, i sentimenti umani, tutte le difficoltà della vita umana attraverso la letteratura. Gao Xingyan, qui protagonista di un incontro alla Normale di Pisa, vive a Parigi, lontano dalla sua Cina, dal 1987. Cresciuto in una famiglia ricca, appassionato della lingua francese, la sua formazione si è basata sui classici occidentali e su quelli cinesi. Oltre che scrittore e drammaturgo, è pittore. Nel 2000 ha vinto il premio Nobel per la letteratura, ma in Cina anche questa informazione, come il suo nome in internet, è censurata. Saltavo le lezioni perché all'epoca alcuni corsi, soprattutto quelli di politica e di scienze umane, erano solo propaganda. Andavo alla prima lezione con la mia borsa, ero lì quando facevano l'appello e poi chiedevo di andare in bagno e passavo la mattinata in biblioteca. Sono arrivato a leggere 52 libri in una settimana. Ho letto quasi tutto quello che c'era da leggere nella mia biblioteca universitaria. Lui disse al padre che non ce l'aveva con lui, che qualunque cosa potesse succedere era sempre suo padre e non lo avrebbe mai rinnegato. Negli anni della catastrofe che erano seguiti al grande balzo in avanti, anche la madre, nella sua ingenuità, aveva risposto all'appello del partito che invitava ad andare nelle fattorie agricole per trasformarsi grazie al lavoro manuale, finché, distrutta dalla fatica, era morta annegata in un fiume. Padre e figlio erano rimasti attaccati l'uno all'altro per la vita. Ho bruciato subito tutto. Era il momento della rivoluzione cosiddetta culturale, che poi non era una rivoluzione culturale, piuttosto anticulturale, fascista. Era il terrore. Alla prima ondata di terrore ho bruciato i miei manoscritti perché avevo paura di essere scoperto. Ho bruciato una valigia intera. Ho bruciato tutto. Ho bruciato le opere teatrali che avevo già scritto, almeno una decina. E poi ancora ho bruciato i manoscritti delle poesie, dei saggi sull'estetica. Ho bruciato tutto, i diari personali, i quaderni, gli appunti, in tutta una trentina di chili di carta. Una valigia grande così. Era pesante, la carta è legno. Ci ho messo una settimana per far sparire questa roba. Non è facile riuscirci senza lasciare tracce. Dovevo farlo nella mia cameretta, far sparire tutto in un forno d'inverno. Non potevo farlo di giorno, dovevo farlo quando tutti i vicini si erano addormentati, in piena notte. Li facevo bruciare foglio per foglio, comprese le foto dei miei genitori coi vestiti eleganti, la cravatta, mia madre con i suoi vestiti migliori, altrimenti ero considerato borghese. All'epoca era così. Ho bruciato tutto. Quando tu scrivi, questa libertà ti diventa visibile e tu la senti mentre scrivi, leggi, ascolti. La libertà risiede nella tua stessa espressione. Tu vuoi questo piccolo lusso, l'espressione della libertà e la libertà di esprimerti. E solo quando l'hai ottenuto, ti senti davvero bene. I primi manoscritti dovevo scriverli su fogli di carta molto sottili e li sotterravo in un grosso vaso.
kung fu. Voilà. Il y a des choux pour attirer la humidité. Per togliere l'umidità e non danneggiarli, li chiudevo nella plastica, perché in campagna anche i pavimenti della camera sono di terra battuta ed è facile fare un buco nella terra. Anche se sul vaso si accumulava tanta acqua, comunque si poteva recuperarli. Ma in caso di emergenza avrei bruciato anche quelli. Per me era un modo per pensare, per sentire. Noi abbiamo bisogno di scrivere per sentirci comunque, per avere comunque una coscienza umana, un pensiero indipendente, per resistere a queste tempeste politiche. Devi trovare un modo di descrivere distaccato, soffocare la collera che hai accumulato nel cuore, andare avanti tranquillo per raccontare con estrema calma queste impressioni frammentate, queste memorie che arrivano a getto continuo, questi pensieri di cui non trovi il filo, e scopri quanto tutto ciò sia difficile. Per me l'etica non è la morale, perché la morale si riferisce all'azione, ad un criterio di comportamento. Io sono un artista, non un politico. Non faccio della politica, malgrado la politica si occupi fin troppo di me. Ma io non faccio politica, la critico, è un mio diritto. Tutti abbiamo il diritto di avere un senso critico. Detto questo, cosa vuol dire l'etica per me? Per me l'etica è la sincerità che sta alla base dell'etica per uno scrittore e un artista. Credo che la sincerità per l'artista sia l'etica suprema, l'etica più grande. L'artista, perfino nella sua creatività e nella sua immaginazione, non può fare qualunque cosa. Deve cercare davvero di uscire dalle sue stesse sensazioni, dalle proprie esperienze vissute, assimilate. Questo diventa creazione. Lo stato d'animo che tu cerchi emana delle visioni che sorgono nel tuo spirito quando ti osservi interiormente. Attraverso la tua mano, il quadro nasce dall'immagine mentale nel corso di questa sorta di autocontemplazione. Quando hai raggiunto questa condizione interiore, provi un assoluto benessere. L'immagine è in te e nello stesso tempo tu sei nel tuo dipinto. Quello che cerchi nelle tue opere è proprio questa gioia diffusa. C'è però anche un aspetto legato all'estetica. L'estetica non è un criterio comune, perché ogni artista ha la propria estetica. Un grande artista scrive secondo la propria estetica, cioè secondo il proprio modo di esprimersi, di raccontare, se si tratta di un romanziere, di guardare il mondo. E se è un pittore, secondo il suo linguaggio pittorico. Pensavo che in montagna ci fosse sempre l'eco. Ed ora preferirei anche l'eco più triste e desolata a questo silenzio terrificante, dove anche il suono viene assorbito dalla spessa coltre di nebbia e dall'aria satura di umidità. Quando si scrive per anni in questo modo, bisognerebbe avere un compagno con cui parlare, perché di fronte all'inconscio sonoro che esprimo a me stesso, bisognerebbe capovolgere il modo di rivolgersi all'altra parte di sé, rivolgersi a qualcuno di immaginario per parlare senza il tu. Nel mio caso è stato facile trovare una soluzione, ed è stato quando ho fatto il lungo viaggio. Una mia opera teatrale era stata censurata,
Si era già dopo la rivoluzione culturale, ma c'era una nuova censura sul mio lavoro, nonostante fosse una commedia lirica. Alla fine mi avevano etichettato e per me era pericoloso stare a Pechino prima della fuga definitiva dalla Cina. Nel lungo soliloquio, tu, destinatario del mio racconto, sei solo la mia ombra, l'io che si ascolta attentamente. Mentre ascoltavo il mio tu, ti ho lasciato creare lei, perché sei come me, non sopporti la solitudine, hai bisogno anche tu di compagnia. Fu un lungo viaggio solitario attraverso regioni montagnose molto brulle, dove potevo camminare un giorno intero senza incontrare nessuno. Per vedere qualcuno occorreva arrivare al villaggio successivo. E davanti a me c'era una grande natura davvero spettacolare. Era stimolante. E durante questa specie di lunga marcia stimolante, ho sentito una voce viva dentro di me. È il tu. Parla con il tu. Vuol dire io mi dialogo di fronte alla proiezione del sé. È ricerca, è dialogo, è un compagno per distrarmi dalla solitudine.